Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Si tratta di un articolo che oggi appare quasi ovvio, ma che allora turbò il sonno dei costituzionalisti più ortodossi. L'elemento all'epoca più singolare era l'affermazione del dovere di tutela del paesaggio. Il professor Astuti, noto docente di diritto amministrativo e segretario del Partito Liberale, arrivò ad affermare che questa frase non aveva molto senso perché troppo generica. Ai giorni nostri, l'articolo 9 mostra invece una grande sensibilità ambientalista, derivata ai costituenti dai molti studi storici sull'evoluzione del nostro paesaggio, in particolare quello agrario. Ma si discuteva anche del fatto che toccasse alla Repubblica promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca. Innanzitutto qui tornava la critica alle norme che oggi definiamo di indirizzo. I giuristi più legati ad una visione formale si chiedevano che senso avesse prendere impegni così generici, difficili poi da tradurre in concreto. Ma c'era anche un'altra preoccupazione. Tutti si ricordavano infatti di come il totalitarismo fascista si fosse impadronito della cultura del sistema universitario per piegarle ai propri scopi ideologici. Inoltre, non pochi temevano che quel modello potesse replicarsi in una repubblica egemonizzata dai comunisti, che in Russia avevano un modello non meno totalitario di controllo della cultura e della ricerca. Alla fine, però, in molti si trovarono d'accordo sul fatto che il sistema politico italiano dovesse promuovere, secondo la formula risorgimentale di Gioberti, il primato civile e morale degli italiani. Un altro protagonista della fondazione dello Stato unitario come Quintino Sella disse: a Roma l'Italia farà scienza. Egli rispose così al noto storico tedesco Mommsen, che gli chiedeva che cosa avrebbe fatto il nuovo Stato per meritarsi, dopo la breccia di Porta Pia, un simbolo storico così prestigioso come la città di Roma. Oggi, nel mondo globalizzato, la competizione scientifica è divenuta centrale, spesso a scapito della conservazione delle identità culturali.